Dunque, tuffiamoci nelle tecniche di rappresentazione della conoscenza. Che sono dei metodi di rappresentazione che pretendono di non rappresentare semplicemente come stringa, no? Un valore, ma cercare di attribuirgli, facilitarne, diciamo così, l'attribuzione di un significato. Okay? E questo per evitare tutti i problemi che sono insiti con la rappresentazione di una parola. Nel senso che se io voglio rappresentare un concetto, cioè, questo libro parla di gatti, no? O di cani o di un certo argomento. Lo posso scrivere in modi diversi, posso usare dei sinonimi, no? O lo stesso termine può avere più significati. Quindi possiamo avere più termini diversi che hanno lo stesso significato o un termine che per sua natura ha più significati diversi. A questo servono i dizionari. Possono esserci dei termini che a seconda di chi legge vengono interpretati in un modo diverso a seconda del contesto da cui provengono. Ma tutto questo si vuole evitare in un sistema di classificazione. Si vorrebbe che la classificazione di una risorsa fosse univoca, fosse univocamente determinato qual è il significato di quel termine. A questo servono, diciamo così, gli schemi della rappresentazione della conoscenza. E noi ci concentriamo, ad esempio, su una documentazione, cioè su una classificazione basata sullo standard Dublin Core, dei vari campi, pensiamo al subject. Allora, questo qui è stato preso, questo esempio che vi mostro è stato preso da Reale, da una conferenza, un ricercatore si era preso gli atti di una conferenza, qualsiasi, come ce ne sono migliaia all'anno. Tra l'altro una conferenza sui sistemi informativi, proprio sulla gestione dei dati, eccetera, quindi in teoria fatta da persone che ci capivano qualcosa, del 2003, e gli organizzatori della conferenza, nello stampare, cioè nel creare il programma della conferenza, hanno chiesto agli autori di specificare i metadati degli articoli che stavano pubblicando. E ovviamente c'era il campo subject. Quindi questo è un esempio di un articolo pubblicato su quella conferenza, di cui l'autore ha indicato questi come metadati del proprio articolo. Allora, RDF, Topic Max Subject Indicator. Allora, immaginiamo qual è la qualità di questa informazione qui. Allora, innanzitutto sappiamo che Dublin Core ci dice che subject rappresenta il contenuto dell'articolo. Questo ce lo dice il Dublin Core, lo sappiamo. Andiamo a vedere il valore di che cosa ci ha messo l'autore. Subject indicator, cosa vuol dire? Cioè, nel campo subject lui mi scrive subject? Vuol dire che l'autore si è sbagliato e ha scritto subject due volte? Oppure l'autore ha scritto un articolo che al suo interno parla degli indicatori degli argomenti, dei subject indicators? No, magari se ci fidiamo dell'auto, se la qualità di quel metadato è buona, ci fidiamo della seconda. Topic Maps è invece una cosa invece più specifica, un modo di rappresentazione della conoscenza, e va bene, questo agli esperti di quel dominio dice qualche cosa. Ai non esperti di quel dominio non dice niente. Per fortuna che non dice niente. No? Perché se anziché Topic Maps si fosse scritto, non so, heat maps, mappe di calore, vorrebbe dire cose radicalmente diverse per comunità diverse. No, una mappa di calore è una cosa che, appunto, se tu vai a prendere qualcuno che studia gli edifici, gli aspetti energetici degli edifici, è una fotografia nell'infrarosso che ti fa vedere, dato un edificio, quanto dissipa, quanto calore viene trasmesso all'esterno quando fuori fa freddo. E quindi fate una mappa colorata. Se parli invece con qualcuno che fa usabilità di siti web o di applicazioni, una mappa di calore, quella che lo chiamo heat map, è una videata su cui vengono sovrapposti con colori diversi la frequenza con cui gli utenti cliccano oppure guardano le varie parti della pagina, no? Che è un lavoro che fanno i pubblicitari, ad esempio, per capire una volta che fanno vedere uno spot oppure un cartellone dove la gente guarda.
se oltre alle curve della modella guardano anche il titolo del prodotto che viene commercializzato oppure no, no? Lo stesso termine, se parli a un meteorologo di Heatmaps ti parla delle mappe satellitari che invece rappresentano la temperatura al suolo oppure in quota. Allora, ogni dominio applicativo ha il suo gergo. Quando siamo fortunati questi gerghi sono disgiunti, sono ognuno le sue parole. Quando siamo sfortunati questi gerghi si sovrappongono, no? E che poi crea tanti anche poi dei miti, dei fraintendimenti, di argomenti scientifici che invece vengono ripresi dai media in modo completamente distorto, perché guarda caso c'è una parolina che gli esperti del settore, a cui gli esperti del settore attribuiscono un certo significato, e invece la stessa parola esiste anche nel linguaggio comune ma con un significato diverso. RDF è una sigla, è un acronimo. Per fortuna è un acronimo che sembra un acronimo, nel senso che non corrisponde a nessuna parola reale, ma ci sono acronimi. Pensate SOAP, sui web service, è un acronimo, ma è anche una parola della lingua comune. Allora, se io non ho un contesto per interpretare queste informazioni, nonostante la buona volontà di questa persona di aver scritto bene le cose, rischiano di essere, no, difficili da interpretare. Poi RDF, nessuno di noi qua sa che cosa sia. Quindi è una sigla che non ci dice nulla, speriamo che dica qualcosa ai creatori. Quindi, vabbè, percepiamo che c'è un problema di qualità e di uniformità e di contesto interpretativo per quanto riguarda queste voci. Tralasciamo il problema del formato, nel senso che qua ci sono RDF, virgola, topic maps, virgola, subject indicator, c'è questa virgola che serve a separare, immagino, sono tre argomenti, sottoargomenti che lui ha indicato, separati da una virgola. Questo non è per nulla scontato. No, nel senso che questo l'ha messo la virgola, magari un altro ha messo il punto e virgola, magari un altro non ha messo niente, tra i vari autori che hanno classificato i propri documenti. No? Non so se qualcuno di voi carica video su YouTube, da non molto è cambiata l'interfaccia per il caricamento dei video, nel senso che il campo dei tag una volta era un semplice campo di testo in cui dovevi separare i tag con la virgola e poi lui offline li divideva, li separava. Però se ti dimenticavi la virgola ti rimaneva un tag unico lungo 12 parole. E adesso invece è cambiata l'interfaccia, per cui man mano che li scrivi vedi che te li circonda, ma quando schiacci proprio il tasto di virgola, toc, te lo evidenzia, te lo disegna come tag separato. E quindi è anche più evidente nel momento in cui inserisco i tag se sto facendo un tag unico di 12 parole oppure 12 tag di una parola ciascuno. Però non è per nulla scontato, soprattutto se ti rivolgi a un'utenza che non è di per sé esperta. Dopodiché questo stesso ricercatore ha preso gli stessi atti della conferenza e è andato a vedere gli altri articoli che contenevano una delle stesse parole chiave, uno degli stessi topic indicato. Quindi questi sono gli altri articoli che in quella conferenza erano stati classificati come topic maps, e c'è di tutto. Semantic Web Service, Engineering di Semantic Web, non ho idea di che cosa c'entri con Topic Maps. Questo probabilmente, di questi, se ne vede probabilmente una metà che ha anche Topic Maps nel titolo e un'altra metà che invece probabilmente non c'entra niente o poco niente o molto marginalmente con l'argomento del Topic Maps, qualunque cosa esse siano. No? Tra l'altro questo qualunque cosa sia è abbastanza importante, perché se pensate al lavoro del bibliotecario, un bibliotecario non può essere onnisciente, non può capire tutto di qualunque argomento. Chi si occupa di classificazione deve poterlo fare anche senza capire nel dettaglio i contenuti, no? Perché deve poterlo fare su un insieme di argomenti anche ampio. Quindi non c'è ad esempio un'informazione di rilevanza. Questo argomento di Topic Map è stato citato, ma è l'argomento principale o così? En passant, è stato citato, quindi l'autore si è sentito in dovere di citarlo. No, non c'è, non è esplicito. E vabbè. Quindi, noi stiamo cercando di capire come fare, come diciamo, affrontare questo problema, anziché dire c'è un campo libero in cui tu scrivi ciò che vuoi e magari ti trovi
L'autore che ti mette 12 parole chiave, l'autore che te ne mette una, non te ne mette nessuna. Noi cerchiamo di guidare o dare una struttura al modo di classificare i contenuti, quindi subject value classification. Questo è un testo che si fa sempre vedere a questo proposito, che è divertente perché è stato scritto da un autore, Borges, che è particolarmente provocatorio, che parla di un sistema di classificazione degli animali e un po' di tempo per sbirciarlo, fa capire molti dei problemi che poi dovremmo evitare nei sistemi di classificazione reali. Cioè, gli animali si dividono in quelli che appartengono all'imperatore, quelli imbalsamati. Allora, già innanzitutto c'è qualcosa che non va, perché se c'è un animale imbalsamato che appartiene all'imperatore, lo metto in A o lo metto in B. Quelli addestrati, questo non so che cosa sia, che tipo di variante di maialini sia questa cosa, mermaid sono le sirene, esistono, qui descrive, in realtà animali favolosi, fantastici, di fantasia, di cui queste sono sottoinsieme. Quindi qua l'A e B sono due sottoinsieme che non sono disgiunti. Ed F in realtà uno è sottoinsieme dell'altro. Poi ci sono i cani randagi, e questo mescola una classificazione basata sulla specie, se vogliamo, cane, rispetto a una classificazione basata sul comportamento. Poi ci sono queste, i classici paradossi. Gli animali che sono una la categoria H è quella degli animali che sono compresi in questa classificazione, no? Quindi parlo la classe che parla di se stessa, quelli che diventano, diciamo, hanno dei tremori se impazziscono, animali innumerevoli che non sono possibili, non è possibile contare, gli animali che vengono disegnati con un pennellino di crine di cammello molto fine. E quindi questo parla non dell'animale, ma del fatto che esiste una rappresentazione pittorica dell'animale stesso. No, qui è ovviamente messo dentro altri, questo, quando, in ogni sistema di classificazione in cui vedete la voce altri, cominciate a piangere, perché vuol dire che chi l'ha fatto non è riuscito a risolvere il problema, essenzialmente. Quelli che hanno appena rotto un vaso di fiori, tipicamente probabilmente saranno anche dei cani selvaggi, e quelle che da una certa distanza sembrano delle mosche. No? E vabbè, questo è il bestiario di Borges, famoso. Allora, se voi, adesso noi l'abbiamo letto per sorridere, ma quante volte, non so, registrandovi su un sito web, avete dovuto scegliere una voce, che ne so, tipo professione o cose di questo genere, tra una serie di categorie in cui dice, ma scusami, io dove sono? Manca la mia, oppure io ci sarei almeno in quattro posti diversi, oppure qual è la differenza tra queste due? Oppure, ma questa cosa significa? E perché c'è tutta, se vogliamo, uno studio, una teoria dietro i sistemi di classificazione che molte volte, come spesso succede, no? Si taglia, si prendono delle scorciatoie. Anzi, ci sono tanti sistemi di classificazione che proprio per evitare questi paradossi, queste situazioni in cui la classificazione è fatta male, è solo, diciamo, inutile. Ci sono varie tecniche di complessità crescente, che sono elencate qua, no? Vocabolari controllati, tassonomie, tesauri, eccetera, eccetera, che si possono usare. Come sempre, tutte le cose, prima bisogna sapere che esistono, e poi sei già a metà, no? del percorso per poi riuscire a usarle e mettere a frutto. La maggior parte di queste cose arrivano dalla scienza delle biblioteche, no? Che hanno studiato questi sistemi per risolvere il problema concreto di ho 12.000 libri, devo organizzarli in qualche modo. E magari quando mi viene un utente a chiedermi, mi vorrei un libro sul,
che ne so, la coltivazione della canapa nell'antico Egitto, non ho neanche idea se lo si facesse, devo sapere se andare a cercarlo in biologia o in storia. E devo avere un criterio con cui l'ho messo, e lo stesso criterio con cui l'ho inserito sarà il criterio con cui lo vado a ricercare. Voi oggi dici, vabbè, scrivi canapa Egitto. No, tutto questo è nato prima dei motori di ricerca. Ma anche con i motori di ricerca non cambia nulla, perché se poi quel libro lì non l'ho classificato con le parole chiave giuste, sarà in altro, oppure in coltivazioni esotiche. E non sarà classificato né come Egitto né come canapa, se non ho un sistema di classificazione a monte. Allora, c'è tutta una serie di metodologie che sono passate e stanno continuamente travasando dalla scienza bibliotecaria all'informatica. E sono tutte necessarie e cominciano ad essere valorizzate adesso che ci sono i sistemi di gestione della conoscenza. Il più semplice che cos'è? Vocabolario controllato. Cioè un insieme di termini definiti, predefiniti a priori. Cioè ci sono 100 parole, tu mi devi classificare la tua risorsa usando una o un gruppo, a seconda dei casi, di queste 100 parole. Sono dei termini, delle parole chiave, ma non sono parole chiave libere, devi scegliere tra quelle che ti do io, punto. No, questo da un certo punto di vista è facile, nel senso che c'è qualcuno che definisce questi termini e ti devono bastare. È facile per chi ricerca, perché a questo punto sa quali sono, non devi andare a fare sforzi di fantasia, ma chissà che cosa si è inventato Tizio per descrivere quell'argomento. Sono definiti, sono chiusi. Poi bisogna fare attenzione alla differenza tra termine e concetto, nel senso che sono parole, e le parole di per sé hanno più significati. E avere un elenco alfabetico di parole non ti permette di distinguere quella parola in quale accezione è usata. Poi più tardi cerco di farvi qualche esempio concreto che evidenzia questo. E quindi vanno scelte bene queste parole in modo che chi le legge, cioè sceglie le parole che possibilmente non siano ambigue, non abbiano più significati, magari parole meno usate, ma più facilmente autopresentabili, che letta la parola capisci di che cosa intendevi. Allora, a questo punto, perché? No, che vantaggi ti danno? Ti dà il vantaggio che gli autori non sono liberi di scrivere ciò che vogliono, quindi non possono scrivere termini troppo generici, troppo vaghi, che di fatto sarebbero inutili, o termini troppo specifici, hanno inventato una cosa, la chiamano in un certo modo, e allora come parola chiave mettono il nome della cosa che hanno inventato. E non c'entra, sarà un documento solo su quella cosa, non serve a niente classificare con quella parola lì. Oppure un altro problema enorme che è quello degli errori di battitura. No, quante volte una parola è semplicemente per errore di battitura è scritta nel modo sbagliato. Allora, se io devo scegliere le parole da una lista, sono sicuro che quelle siano scritte nel modo corretto. Oppure forme di leggera sinonimia per cui ciascuno sceglie il sinonimo che preferisce. E quindi avrete una tendina da cui poter scegliere la categoria, la voce, eccetera. Sempre facendo riferimento di YouTube, quando caricate un video, vi dice category e scegliete da quella lista lì. C'è, che ne so, musica, educazione, tecnologia, salute, boh, non me li ricordo. Una dozzina, non sono tante. Fanno schifo quelle categorie lì. Sono vaste, sovrapposte, non si capisce bene. C'è una categoria education e poi c'è quella technology. Ma cacchio, ma i video delle mie lezioni dove le devo mettere? Sotto education o sotto technology? Io le metto sotto education, ma non c'è un vero motivo, no? Sono fatte male queste categorie, non sono un buon partizionamento dello spazio della conoscenza. Però non le stanno cambiando, se le avete notate, da quando esiste YouTube le categorie sono quelle e non sono cambiate. Ma per forza, perché una volta che tu hai un sistema di classificazione, continui ad avere milioni di contenuti classificati in quel modo lì, non lo tocchi più. È più intoccabile del Papa quella roba lì. Perché se tu decidi di aggiungere una categoria, in teoria dovresti riclassificare tutto ciò che avevi, ma non lo farai mai. Vabbè, che problemi risolve? Vabbè, riduce l'ambiguità, risolve i problemi degli, qui ci sono le parole brutte, omografi, omonimi, sinonimi e polisemi. No, omografi sono parole che si scrivono nello stesso modo, omonimi sono parole che si pronunciano nello stesso modo, sinonimi sono parole che significano la stessa cosa e polisemi sono parole che hanno diversi significati. Gli omografi e gli omonimi noi in italiano tendiamo a non averli,
no, o meglio, nomografici ce ne sono pochi. Parole che sono scritte allo stesso modo, ma in realtà sono parole completamente diverse. Sono semplicemente in base alla declinazione, significa, cioè, coincidono due parole ma arrivano da due. Gli omonimi non ne abbiamo perché in italiano la differenza tra ogni parola si pronuncia in modo univoco, ma in una lingua come l'inglese, in cui puoi avere due parole che hanno la stessa pronuncia ma si scrivono in modo diverso, è un problema sentito. E quindi qua fa la differenza tra termini che hanno stesso o diverso significato, stesso o diversa scrittura e stesso o diversa pronuncia. E sono tutti questi problemi qua che nel momento in cui hai un elenco di parole definito sono risolti a monte. Devi scegliere tra queste parole e non ti poni il problema. Vabbè, ci sono degli esempi. Dopodiché il passo successivo è quello di organizzare le parole non in senso alfabetico ma in senso gerarchico. E questo l'avete studiato tutti quando avete fatto biologia. O scienze, no? Alle scuole superiori gli animali sono classificati per regno, non ricordo come si chiama, classe, ordine, famiglia, genere, specie, no? E questa è una classificazione, cioè un metodo di classificazione che risale al XVIII secolo, quindi è vecchio di 3 secoli e mezzo. È molto bello perché ragiona esplicitamente su partizioni. Cioè, ogni insieme a un certo livello è diviso in un insieme di sottoinsiemi a livello successivo, e questi sottoinsiemi sono mutuamente esclusivi, e la somma dei sottoinsiemi è esattamente uguale all'insieme di sopra. Quindi è l'ideale. Ho un insieme che è l'universo, e comincio a fettarlo, a tagliarlo, faccio dei tagli di primo livello, poi ciascuna fetta è affettata con i tagli di secondo livello, vado avanti così. Il problema qual è? Il problema è, uno dei problemi nel caso della biologia, è quali sono i criteri con cui taglio. Perché ad ogni livello devo decidere, ok, la classe dei mammiferi si divide in, ad ogni livello decido un criterio di divisione. Si divide in base, ad esempio, all'alimentazione. Per cui i carnivori, gli erbivori e gli onnivori e va a sapere cosa. Quello è il criterio a quel livello lì. E devo riuscire a fare una partizione ad ogni livello, dopodiché i carnivori a volte si dividono in e devo decidere qual è il criterio di ogni divisione. Poi spero che la natura si comporti bene, no? Perché quando ti salta fuori, purtroppo ci hanno lasciato le ossa molti biologi, metaforicamente. Ti salta fuori l'ornitorinco, no? Che è un mammifero che fa le uova, e dove lo metti? Allora devi andare a rivedere tutta una serie di, magari non di classificazione, ma di definizione. No? Allora, l'oviparo, viviparo, adesso non fatemi entrare in queste cose perché non le so, eh? Però, anche così, quando ci hanno fatto studiare a scuola, i regni sono il regno animale, il regno minerale, il regno vegetale. Se non sbaglio, adesso se chiedete a un biologo vi dice che sono 7-8 i regni, non i 3 che ci hanno convinto che fossero sufficienti, perché poi ci sono i funghi, le muffe, eccetera, che sono fuori dagli schemi, no? E allora, purtroppo la realtà è più complessa, per cui quando hai uno schema puramente gerarchico, fatichi a costringere la realtà all'interno di quello schema. O lo fai con certi tipi di approssimazioni. Qui c'è il solito nostro amico delle topic maps che ha provato a dire, va bene, le varie parole chiave che sono comparse nel campo subject di vari articoli di questa conferenza si potrebbero organizzare gerarchicamente in questo modo. Nella conferenza non è stato fatto, però si potrebbe fare, questi sono termini correlati. Allora, se io li vedo come gerarchia, ho molti vantaggi. Uno che posso scegliere se indicare il termine generale o un termine più specifico. E quindi se dare un'informazione più ampia oppure più stretta. Due, quando vedo XTM, che io come voi non so che cosa sia, ma capisco subito che cosa può essere, perché è sotto Topic Maps. Sarà un tipo di rappresentazione o di creazione, va a sapere, delle Topic Maps. Che continuo a non sapere neanche cosa sono le Topic Maps, ma capisco in che relazione sono.
o intuisco parte della relazione. Allora questo mi dà un contesto interpretativo molto potente, in cui io posso scegliere le cose capendo un po' meglio qual è il significato di ciascuna, e non mi trovo di fronte a un elenco alfabetico in cui se trovassi XTM quasi in fondo alla pagina dico, e cos'è sta roba? E non avrei, cioè, nessuna idea di come poter arrivare al suo significato. Mentre qua mi dà, avendo già un contesto esplicito, mi dà una facilità di scelta e anche di ritrovamento. Così come anche in funzione, nella funzionalità di ricerca, quando un utente va a cercare un documento, è più facile per un motore di ricerca di andare a trovare quali sono i documenti correlati, che sono quelli che sono classificati o con la stessa categoria, o con le categorie figlie, o con le categorie direttamente superiori. Quindi è facile andare un po' a estendere, a compensare in fase di ricerca quella che può essere una imprecisione che vi sia stata in fase di classificazione. E quindi le tassonomie di fatto sono utilizzate come un vocabolario controllato, ma il quale al suo interno abbia una sua struttura, non sia puramente alfabetico. E di queste tassonomie ce ne sono veramente moltissime, perché è uno strumento molto usato. No? Ad esempio questa è quella dell'INSPEC, che è uno dei motori di ricerca di pubblicazioni, che divide lo scibile in una serie di sezioni. Qui c'è la prima, A, fisica, che divide una serie di sottosezioni, questa è l'ingegneria elettronica, eccetera, eccetera, l'ingegneria informatica definisce queste, quindi quando uno pubblica un articolo, questa, su una rivista, questa è classificata secondo una di queste categorie. E qui c'è scritto C10, ma perché al suo interno in realtà queste sezioni sono a loro volta indivise in sottosezioni 11, 12, 13, eccetera. Quindi è un meccanismo di classificazione tassonomica su tre livelli, una sezione, un decimale, l'altro decimale, e quindi definisce, diciamo così, qualche migliaio di argomenti diversi organizzati in forma gerarchica, e poi c'è questo sigla davanti per, diciamo, sveltire la classificazione, no? Ecco, qui fa vedere un livello di dettaglio in più rispetto alla sezione B, B0, B1, B2, diviso B01, B02, B05, eccetera, eccetera. Questo, lo trovate, questo metodo qui lo trovate moltissimo. E vabbè, qui c'erano degli esempi. E quindi, in questo caso, c'è un motore di ricerca bibliografico e ad un articolo, adesso qui non si legge, ma è stato attribuito una serie, una o più categorie basate su quella tassonomia. Questo è un altro esempio di tassonomia tratto invece da informazioni di medicina, che danno la visione gerarchica degli apparati, degli organi del corpo umano, e quindi a ciascuno danno un nome, ma anche una collocazione, un codice univoco e così via. Questo saltiamo perché non c'è più. C'è un'altra invece interessante per noi che ci occupiamo di argomenti tecnici, l'ACM. L'ACM è una delle società, Association for Computing Machinery, Computing Machinery è un termine un po' vecchiotto, è una delle due società professionali del campo di ingegneria informatica, no? E loro sono stati tra i primi che obbligavano tutti gli autori che pubblicavano sulle loro riviste, sulle loro conferenze, di indicare il codice tassonomico dell'argomento del proprio articolo. C'è questo sistema tassonomico, il Computer Classification System, che risale al 1990, risaliva, perdono, al 1998. Dal 98 fino all'anno scorso, 2011, tutti gli articoli sono stati pubblicati secondo quel sistema lì. Per dirne una, lì dentro internet non c'è, perché non era ancora stato standardizzato. Solo dopo 2011, quindi 98, 2008, 2011, sono passati 13 anni, l'anno scorso hanno pubblicato una versione aggiornata di questo sistema di classificazione, che ha qualche livello di dettaglio in più, è stato un pochino aggiornato rispetto a quello che esisteva appunto nel campo di informatica 13 anni prima, che di variazioni potete immaginare ce ne sono state parecchie. Questo indica, beh, un sistema molto utilizzato, appunto, in cui
decine di migliaia di pubblicazioni sono state classificate secondo questo sistema, però indica anche la rigidità e la difficoltà di far evolvere questi sistemi di classificazione. Proprio per la loro natura molto rigida, è difficile poi passare a una nuova versione, è tutto il problema dello storico, di cosa faccio. Quelli di ACM hanno fatto un lavoro incrementale dicendo va bene, aggiungiamo categorie e sottocategorie, alcune le cambiamo nome e alcune le spostiamo e hanno di fatto riclassificato in modo automatico, algoritmico, gli articoli precedenti. Per cui se andate a fare una ricerca sul database del suo sito dell'ACM, trovate per ogni articolo la classificazione 2011 e anche poi sotto la classificazione che avevano prima nel 2008, perché siamo ancora in questa fase di transizione in cui ci si deve abituare alla nuova classificazione. Però questo è molto usato. Le tassonomie però hanno dei limiti. Il limite è il fatto che concepiscono solamente un tipo di relazione tra concetti, che è la relazione gerarchica. Questo è diviso in parti. In realtà esistono relazioni anche diverse, no, tra i termini. Ad esempio sono parole, termini che possono essere sinonimi, possono essere collegati, possono essere dipendenti, eccetera. Allora, questo, diciamo così, formalmente significa aggiungere a una tassonomia una serie di relazioni che non necessariamente siano di gerarchia diretta. E questo porta all'oggetto che si chiama Thesaurus. Thesaurus è una tassonomia più altri tipi di relazioni, che poi in realtà sono molto semplici, nel senso che un Thesaurus ha principalmente uno scheletro che è tassonomico, quindi dal generale al particolare, basato su una relazione che dice che ci sono termini che sono più ampi o più stretti di altri. Quindi significato più ampio, significato più stretto. Queste sigle BT, SN, eccetera, fanno parte di uno standard ISO che, diciamo così, dice come rappresentare questi tesauri. Vabbè, scope note semplicemente è un modo per rappresentare una frasetta di testo che spiega cosa indica, quindi una specie di help, no, che rappresenta ciascun concetto. Ma poi ci sono altre relazioni non tassonomiche proprie dei tesauri, che sono ad esempio la use. Use la, la trovate in tutti i dizionari, anche se si chiama in modo diverso, si chiama vedi. Quando trovi una parola nel dizionario, questa parola è sinonimo di un'altra, ma quell'altra è, diciamo, quella è più corretta rispetto alla prima. Allora trovi, che ne so, micio, vedi gatto. Allora vuol dire che quei due sono, stai dicendo due cose, uno che sono sinonimi, sono intercambiabili, e due che gatto è la forma preferita rispetto a micio. È una relazione non gerarchica, non è che il gatto è un tipo di micio e un micio è un tipo di gatto. Sono sinonimi e quindi c'è una relazione tra micio e gatto che sono entrambi animali domestici, poi dipende dal punto di vista con cui abbiamo fatto la tassonomia, oppure animali pelosi, a seconda che la tassonomia abbia fatto dal punto di vista del mantello, e però tra di loro sono fratelli, ma tra di loro c'è questa relazione di preferenza. Oppure ci sono dei termini che sono semplicemente correlati. Che ne so, lezione è correlata ad aula. Ma non è che la lezione è un tipo di aula o un'aula è un tipo di lezione, non sono in relazione gerarchica, sono in relazione altra, non gerarchica, non meglio specificata. Quello nei dizionari lo trovate nel vedi anche. Non è un vedi, no, da qui vai là. Ti do la definizione di questa e poi se vuoi capire meglio vedi anche quest'altro concetto che è correlato. Un dizionario che abbiamo è di fatto un thesaurus, dove la definizione o le definizioni delle parole sono quelle che prima chiamate le scope note. E le altre relazioni sono indicate con convenzioni grafiche diverse per rendere leggibili dagli umani, ma di fatto hanno questa struttura. Il dizionario quello che non ha tanto è la relazione gerarchica, non è esplicita, mentre invece una tassonomia c'è in più. E di tesauri, anche qua ce ne sono tantissimi, questo qua è uno sui materiali, sulla merceologia, qui ce ne sono altre sulla... questo cos'era, non ricordo più. E poi ce n'è uno famosissimo, che è quello di fatto la madre di tutti i tesauri, che è quello della cosiddetta Library of Congress americana. Questa è una foto di qualche anno fa, che faceva vedere quei quattro volumi lì, non sono il catalogo della Library of Congress, che contengono l'elenco dei libri. Sono l'elenco, sono il thesaurus. Sono l'elenco degli argomenti con cui sono classificati i libri.
Quindi ci sarà qualche centinaia di migliaia di argomenti diversi, di topic diversi, e poi dentro i libri sono classificati ciascuno in quella. Quindi quello è l'indice degli argomenti. Quindi è un mostro, potete immaginare, quindi non ve lo faccio, non ve l'ho incollato nello slide l'esempio, però di fatto è tutta la letteratura, tecnica, non tecnica, è classificata secondo questo standard del Library of Congress, subject heading, cioè intestazione per argomento, a cui a questo punto molti possono fare riferimento. Quindi se voi avete un progetto editoriale di qualche tipo, anziché inventarvi delle categorie che vi inventate oggi pomeriggio e domani mattina scoprite che fanno schifo, magari andate a copiare da chi l'ha fatto per 50 anni, da prima ancora che nascesse l'informatica magari. E poi ci sono queste classificazioni qua. No, questo lo salto perché non è. Dopodiché, quello che si è scoperto, già si sapeva, però tutte le classificazioni che abbiamo visto finora sono di tipo unidimensionale, strettamente, nel senso che una determinata risorsa la metto in un punto, con una parola chiave, con un nodo della tassonomia, in un nodo del thesaurus, perché arrivavano appunto dalla classificazione, cioè dalle esigenze dei bibliotecari di collocare fisicamente un oggetto in uno scaffale. Ma in realtà quando ci ragioniamo, quando ci liberiamo da questo vincolo della collocazione fisica, ci accorgiamo che per lo stesso tipo di oggetto io posso dare più classificazioni diverse da diversi punti di vista. Cioè questo portachiavi qui, questa chiave, no? E la posso classificare dal punto di vista di chi la costruisce. Ma chi la costruisce avrà diversi tipi di chiavi, le divide sulla base della dimensione, del peso, delle scanalature, eccetera. E avrà un suo sistema di classificazione. Chi la usa, magari, chi ha avuto un mazzo di chiavi, le divide, io le divise per chiavi dell'ufficio e chiavi delle aule, chi usa in ufficio e quelle che usa nelle aule. Sono due anellini diversi, la mia classificazione l'ho fatta così, che non ha senso per chi mi produce le chiavi, no? E dal punto di vista invece dell'ufficio tecnico del mio dipartimento, i vari tipi di chiavi sono divisi sulla base della sicurezza. No, perché un conto è la chiave che apre il bagno, che tutte le chiavi che ci sono lo aprono, e invece un conto è la chiave che apre l'ufficio, solo posso io aprirlo. Quindi ci sono chiavi più complesse, più semplici, a seconda di ciò che devono proteggere, no? Dal punto di vista di chi la deve produrre è ancora diverso rispetto, perché magari conta il materiale, conta la difficoltà di lavorazione, conta dal punto di vista di chi la deve trasportare, dal punto di vista di chi la deve. Cioè, ciascun portatore di interesse, diciamo così, rispetto a un qualunque oggetto, materiale o immateriale, lo vede da un punto di vista diverso. No? Se voi prendete, avete un amico che fa l'elettricista, viene a casa vostra e alla fine quando esce vi sa dire esattamente di che marca avete tutte le prese, gli interruttori, eccetera, eccetera, perché lui nota quello. Se avete invece un amico architetto, lo portate a casa vostra e nota cose completamente diverse. È normale, ma l'oggetto che sta descrivendo è lo stesso. Allora, per farla breve, sistemi, ha senso pensare sistemi di classificazione di tipo tassonomico arricchito, quindi tesauri, multipli, sullo stesso tipo di oggetto. Questi sono fatti risalire a un indiano che si chiamava Ranganathan, che era un bibliotecario. Un po', vabbè, c'è tutta una sua storia per cui alla fine era lasciato molto isolato e quindi aveva tempo per pensare, ma di fatto il mito dei bibliotecari attuali, che ha inventato un sistema di classificazione che lui ha chiamato faccette, facets. Noi in italiano purtroppo è entrato il gergo faccetta, in realtà il termine corretto sarebbe sfaccettatura. Cioè posso vedere una certa cosa da più sfaccettature. Ciascuna sfaccettatura, ciascuna facet, è rappresentata da un tesauro diverso. Quindi un oggetto lo classifico scegliendo una categoria per ciascuno dei tesauri corrispondenti alle varie faccette con cui rappresento. E questo, tra l'altro, ha dato origine
non solo a sistemi di classificazione, ma anche a modalità di costruire interfacce utente diverse. Ci sono molti siti, adesso qui non so se ho l'esempio, forse no, di shopping, in cui tu puoi scegliere, filtrare, non so, per marca, per prezzo, per tipo di prodotto, e in alcuni casi, magari in motori più specializzati, se stai comprando, che ne so, una macchina fotografica, per numero di pixel, per tipo di interfaccia che supporta, eccetera, eccetera. Cioè, sono tutti attributi, se vogliamo, del prodotto, ciascuno dei quali è espresso o con un dizionario controllato, che sono le marche, sono quelle. Oppure con una tassonomia, il tipo di prodotto, no? Avete, che so, elettronica, telefonia, telefoni mobili, telefoni fissi, o quello che è. Quindi tanti attributi diversi, tante proprietà diverse, tutte vere. E i siti più belli, fatti meglio, vi permettono di fare la ricerca filtrando queste varie categorie, scegliendo voi, certo, adesso mi interessa andare a scegliere una fascia di prezzo. No, mi interessa andare a scegliere una marca. Non ti guida, se avessi un tesauro unico, una tassonomia unica, sarebbe il creatore del sito che ha deciso per te qual è la sequenza delle scelte che devi fare. E in alcuni siti è così. Prima di scegliere il tipo di prodotto, poi la marca, poi vedi i prezzi. Oppure prima i prezzi, poi vedi le marche. L'hanno deciso loro. In altri casi invece scegli tu. Quindi hai contemporaneamente più parametri da cui filtrare, scegliere, aggiungere, togliere i filtri e nello stesso tempo un elenco di risultati che, diciamo così, si aggiorna automaticamente ogni volta che tu cambi un parametro della ricerca. A questo sottende una rappresentazione multidimensionale alla base, con più dimensioni, le quali sono alcune, molte o numeriche, il prezzo, o cardinali, una serie di voci diverse. Ma altre possono essere anche tassonomiche, tipo appunto la tipologia di prodotto. E questo, se vogliamo, è un sistema molto utilizzato. Soprattutto oggi che è possibile implementarlo, perché Rangantan lo faceva sulla carta, ma poi alla fine il libro doveva comunque mettere in un posto solo, no? E quindi doveva dare priorità ad alcune faccette rispetto ad altre. La sua presentazione c'era sulle varie faccette, ma poi dopo che li metteva in un certo ordine, prima una certa faccetta, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra, e di fatto riconduceva questi alberi gerarchici anziché essere paralleli ad essere incastrati uno sotto l'altro, per ragioni fisiche. Ecco, il punto d'arrivo di tutte queste costruzioni, di tutti questi castelli, no? Che è la rappresentazione della conoscenza, è lo strumento che poi in realtà è il punto di partenza per tutto il semantic web, no? Per tutta l'elaborazione intelligente dei contenuti in ambito web, di cui però non ci occupiamo in questo corso. Il punto di congiunzione tra la bibliometria e il semantic web è un oggetto che si chiama ontologia, un oggetto astratto che si chiama ontologia, che è la generalizzazione ulteriore rispetto al tesauro, la possiamo vedere così. Chi arriva dall'intelligenza artificiale la vede invece in modo completamente diverso, ma noi abbiamo fatto questo percorso graduale. Così come un tesauro è una tassonomia con in più delle relazioni trasversali, che sono il vedi anche, l'elemento correlato, eccetera, l'ontologia dà un valore in più a queste relazioni trasversali permettendo di dichiararle esplicitamente. E quindi ti permette di descrivere esplicitamente quali sono le relazioni tra i concetti che ti interessano. L'ontologia comprende in sé sia una tassonomia, comprende in sé sia un tesauro, comprende in sé sia una rappresentazione a faccette. È lo strumento più generale di tutti, che è composta essenzialmente da una serie di concetti, di vecchi termini del vocabolario controllato da cui siamo partiti in questa carrellata, e una serie di relazioni che possono essere relazione tassonomica, io sono un tipo di, oppure altri tipi di relazioni. E in ontologia per la prima volta si distingue tra concetti e istanze, quindi tra classi di concetti e elementi specifici che vi appartengono. Negli altri sistemi di classificazione le istanze sono sempre lasciate fuori, no? Rimangono solamente i concetti. Ecco, l'ultimo. Ma lo accenno solamente, alcuni dicono che esiste un altro sistema di classificazione che sta emergendo grazie alle reti sociali e chiamano il cosiddetto folksonomy, cioè una via di mezzo tra folks, che vuol dire gente, e onomy come taxonomy, eccetera. Cioè la convergenza di una comunità di utenti su un insieme di parole chiave
in cui questi si riconoscono e attraverso le quali questi utenti classificano i propri contenuti. No? E quindi se vai a vedere i tag di YouTube o quelli di Flickr o cose di questo genere, emerge, senza nessuna regola a priori, non c'è un vocabolario controllato, emerge però che alcuni tag sono più usati di altri e hanno frequenza più alta di altri. E quindi se io devo caricare un contenuto relativo a un certo argomento, lo classificherò non con un tag che mi invento io, ma con lo stesso tag che usano tutti gli altri. Questa è l'assunzione di base. Poi in realtà, se andate a vedere le statistiche di questi tag, non è per nulla vero, no? Nel senso che il tag più utilizzato è Funny su YouTube, o Fun, se non ricordo più, e il secondo è Music, e il terzo è Video. Quindi non è che ci dicano molto su questa comunità di utenti, ci dicono solo che è gente che cazzeggia, ma questo lo sapevamo già. Poi se andate a vedere invece su domini specifici di contenuto, vedete che in realtà non c'è proprio questa convergenza di tag, c'è molto errori di spelling, c'è molto slang, ci sono molte lingue diverse utilizzate, quindi però i sociologi, diciamo così, amano inventare dinamiche dove non ci sono. Vabbè, volevo solo farvi un esempio ancora per diciamo così, capire un po' meglio cosa intende con queste antologie e tra l'altro drammatizzare un po' la cosa, ma ribadire anche la differenza che c'è tra termine e concetto. Allora, faccio breve. Costruiamo insieme un sistema di rappresentazione della conoscenza partendo da questo termine. No, costruiamo un'ontologia, cerchiamo di rappresentare un dominio che parte da questo termine. Allora, stiamo parlando di che cosa? Io sono abbastanza sicuro che tutti voi abbiate pensato a una sedia, ok? Quando avete visto la parola chair. In realtà, se apri il dizionario, la parola chair ha almeno 6 significati diversi, da cui toglierei la sedia elettrica perché mi fa un po' senso, ma chair può avere anche dei significati figurati, cioè il presidente di un consesso si chiama chair. Cioè, il punto 1 è quello a cui forse abbiamo pensato tutti, perché è il più ovvio, ma non è detto. C'era la posizione di un suonatore in un'orchestra. No? Il primo violino è lì, quella è la sua posizione, non c'entra la sedia su cui si siede, perché poi magari sono anche i piedi. Questa è... quando innalzavano i re, no? All'Asterix, no? Portavano un personaggio su una sedia, su una pedana rialzata da dei pali. C'era anche un supporto, un termine meccanico, no? Una staffa che sostiene altre cose. Allora, sono tutti significati usati normalmente, ciascuno in un dominio diverso, ma che sono presentati dalla stessa parola. Allora, questo è il problema dei dizionari. Allora, ciò che dobbiamo fare noi, se stiamo costruendo un sistema di classificazione, è togliere questa ambiguità, dire, guarda, caro mio, CER può voler dire tante cose, ma qui, a casa mia, nel mio sistema, vuol dire quello. Ho scelto un significato. Quindi sono passato da un termine, che di per sé è ambiguo, per definizione, una parola del linguaggio naturale, a un concetto. E come te lo comunico il concetto? Te lo comunico spiegandotelo. Quindi mi serve la definizione. Perché nei tesauri c'è quella scope not? Perché ti deve spiegare qual è il senso con cui va inteso quel termine. E io poi per brevità ci ho messo la figurina, per non stare ogni volta a leggere, no? Ma è solamente per aiutarci a ricordare. Allora, se ci stiamo occupando di arredamento, possiamo pensare che esistano diversi concetti. E ricordate che dove c'è la figurina io intendo in realtà la spiegazione di che cos'è. E poi possiamo decidere però per brevità di non ripetere ogni volta la spiegazione, ma di usare tranquillamente la parola del linguaggio naturale, in questo caso l'inglese.
scegliendo noi l'interpretazione, che non è quella del dizionario. Su questo punto casca la metà di quelli che dicono, ah, col semantic web puoi fare tante cose. CER e SIT sono in parte sinonimi. Se andiamo a vedere un dizionario, probabilmente SIT è un termine più generale di CER, che comprende anche gli altri. No? Ma noi avevamo già scelto che questa era la sedia e questo abbiamo detto che è il sofà. Cioè diamo noi un'interpretazione più specifica, che non è quella, si ispira a quella del linguaggio, ma non è quella del linguaggio, perché non basta, sarebbe troppo ambiguo. Noi dobbiamo costruire un sistema informativo, non qualcosa che sia in grado di interpretare la lingua. Quindi scegliamo, potremmo chiamarli 1, 2, 3, 4, questi vari concetti. Tanto ci siamo spiegati dando la definizione. Poi non li chiamiamo 1, 2, 3, 4, se no ci viene mal di testa tutte le volte che li usiamo, e diamo dei nomi mnemonici, ma così come chiamiamo una variabile ABC, e diamo un nome che sì, facile da ricordare, facile da comprendere, ma sappiamo che il nome non è il significato. Il significato è la sua spiegazione che devo aver definito a parte e che la macchina non capirà mai. La macchina vede che lì c'è scritto 1, 2, 3, 4, ABCD, CER, SIT, STUL e BENCH, per lei sono degli identificatori, sono oggetti distinti, ma non sa che cosa sono. Li classificherà così. Siamo noi che sappiamo cosa sono. E se vogliamo ragionare in un'ottica gerarchica, possiamo definire un sovraconcetto che li rappresenti tutti e quattro. Qualche cosa su cui io mi posso sedere. No? Queste quattro cose fanno parte, sono concetti che fanno parte di un concetto più ampio. Come si chiama questo concetto? Dobbiamo dargli un nome. Allora, purtroppo il nome ce l'hanno, che sarebbe SIT, ma l'abbiamo già usato per qualcos'altro. Ma forse SIT non sarebbe neanche poi tanto giusto, perché uno stool non so se... ma sì, forse sì. Ma non ci importa andare a vedere le finezze del linguaggio, della lingua inglese. Diamogli un nome noi. È come dare un nome a una variabile, diciamo qualcosa, l'ho chiamato SITable, in italiano tradurrei sedibile, no? Una cosa su cui ti puoi sedere. Cioè stiamo costruendo noi un sistema di rappresentazione, stiamo esplicitando come pensiamo, come vogliamo vedere quegli oggetti. Tra l'altro questi quattro oggetti li stiamo vedendo dal punto di vista di chi li usa, perché mi ci siedo sopra, non dal punto di vista di chi li costruisce, né dal punto di vista di chi li vende, chi li trasporta, eccetera. No? Chi li trasporta magari ha interesse a sapere se sono impilabili oppure no. Perché gli occupa più o meno spazio sul camion. Però stiamo, infatti quando andate a vedere la definizione di ontologia, è la rappresentazione esplicita di un modello da parte del mondo. Quindi c'è una parte del mondo che mi interessa, da un certo punto di vista la rappresento esplicitamente. Quindi nel disegnare queste relazioni sto dicendo molto, sto dicendo quali sono i concetti che mi interessano, quali sono le relazioni tra questi concetti che io voglio vedere. Poi ce ne sono tante altre che non sto rappresentando, va bene. Se faccio così, valorizzerò, avrò un modo, alla fine, poi meccanicamente è semplice, c'è un identificatore, un altro, c'è una relazione tra i due, che può essere navigata per generare l'interfaccia, per fare il motore di ricerca e cose di questo genere. Però nel modo in cui creo i concetti, nel modo in cui creo le relazioni, sto dando molto contesto alle mie informazioni. Quindi le sto valorizzando. Poi però devo fare attenzione a che cosa faccio. Perché se io leggo questa definizione, qualcosa su cui mi posso sedere, è la definizione che ho dato, nessuno ha obiettato, perché sono partito dal basso, e poi mi trovo un tavolo e mi accorgo che un tavolo è qualcosa su cui mi posso sedere, così come una pietra, così come un pavimento. E allora, vabbè, non è che mi posso rimangiare la definizione, ma mi accorgo che devo andare più... devo aumentare la precisione della mia rappresentazione, perché in realtà quando ho fatto SITable avevo in mente una cosa diversa, avevo in mente qualcosa che era stato progettato per sedersi, che è diverso da qualche cosa su cui mi posso sedere incidentalmente perché la sua forma me lo permette, ma non è stato progettato con quello scopo. No? E quindi mi sono accorto che SITable sì è una categoria che racchiude queste cose, ma ne richiude ancora di più, e quindi mi può interessare suddividere questa categoria in una sottocategoria di quegli oggetti su cui mi posso sedere sopra, non per caso, ma perché sono fatti apposta.
E così vado via raffinando, esplicitando il mio modello di mondo attraverso una serie di nodi e relazioni, in cui poi andrò a collocare i miei prodotti, i miei documenti, le mie risorse, e poi gestirle. Se questo fa parte di un sistema esperto in arredamento di interni, dovrò dire che in ogni stanza ci deve essere almeno, o in una sala d'aspetto, in un salotto, ci deve essere dei for sitting. No, devo arredarla, se no non è arredata bene, se non ci sono dei posti in cui la gente si può sedere. E non solo con dei sittable, cioè la gente che poi si siede a caso dove trova, sul portaombrelli, perché non ci ho pensato a arredarla in quel modo. No? E questo crea, diciamo, il ragionamento che facciamo per creare, per inclusione ed esclusione di fatto, includere gli oggetti, include, cercare di generalizzare, poi capire se la generalizzazione è troppo stretta o troppo ampia. Questo è il lavoro che fa il knowledge engineer, no? L'ingegnere della conoscenza. E quindi abbiamo una struttura che è una struttura tassonomica, gerarchica, che ci siamo costruiti, dando, non curando troppo il significato delle parole, perché per noi sono solamente degli identificatori mnemonici. Perché sappiamo che quello che conta è la definizione. Tra l'altro, se ragioniamo così, avere applicazioni che siano multilingue è automatico. Perché in molti casi il concetto non dipende dalla lingua in cui viene espresso. Lo stesso concetto può essere spiegato in più lingue diverse, quando almeno i concetti non dipendono dalla cultura o dalla legislazione locale, perché a quel punto le cose si complicano. Quindi posso avere definizioni in lingue diverse per lo stesso concetto, quindi il tuo stesso sistema informativo non soffre dal fatto che lo stesso documento è classificato con nomi diversi, uno in italiano e uno in inglese. Perché l'italiano sceglierà la definizione in italiano, l'inglese sceglierà la definizione in inglese, ma entrambi faranno riferimento allo stesso concetto che ha un identificatore univoco unico per le due lingue nel mio sistema. E posso andare avanti così, no? Qui ho detto una classificazione di istanze, di materiali, di mobili, eccetera. In più l'ontologia mi permette di creare delle relazioni di altro tipo, quelle che erano tutte relazioni gerarchiche dell'ISE. E poi posso dire che, ad esempio, qualunque stanza è arredata con qualcosa per sedersi. E qualunque sittable, qualunque oggetto per sedere, su cui ci si può sedere, è fatto di qualche materiale. E in particolare, se è uno sgabello, è fatto di legno. E quindi definisco questa relazione made of, quella relazione furnished, e tutte le relazioni che voglio, dandogli dei significati. Questa crea una rete di concetti che in fase di classificazione, in fase di ricerca, è facile da navigare. E per chi classifica, non dico che sia autoesplicativa, ma perlomeno dà un contesto che ci permette di capire ogni termine che cosa rappresenta. Poi in realtà, dicevo, sul percorso del Semantic Web questa rappresentazione è formalizzata e sono nati tutta una serie di strumenti anche informatici per poter fare ragionamento su queste strutture, navigazione, ricerca, eccetera, partendo da rappresentazioni di questo genere, quindi che permettono in modo abbastanza, non dico semplice, ma semi-standardizzato, no? Di costruire applicazioni intelligenti sulla base che navighino questa rete di relazioni, essenzialmente. Quindi questo qua è un po', in modo un po' affrettato, no? È una carrellata sui sistemi di classificazione. Per dati strutturati, tipo dati di produzione, prodotti, eccetera, difficilmente serve, esistono dei metadati di tipo basato sul contenuto, no? Però, appunto, pensateci, ogni volta che pensate di avere un elenco di voci o un elenco gerarchico di possibilità, quegli elenchi sono cose da progettare. Così come uno progetta l'interfaccia utente, progetti la grafica, progetti il database, devi progettare anche il sistema di classificazione. Tra l'altro questo sicuramente è evidente in qualunque applicazione web col menu di navigazione. Il menu è una classificazione di voci, all'interno del quale ci sono le funzioni o ci sono le pagine. Allora, o hai una classificazione del tutto piatta, per cui è un menu con, 18, con 180 voci e ciascuna voce corrisponde a una funzione, ma non è mai così, hai delle sezioni nel sito, dei gruppi di funzioni, raggruppi secondo un qualche criterio. Allora vi accorgete i siti fatti bene, progettati bene, da quelli progettati male, per il fatto che voi sapete già a colpo sicuro dove andare per trovare una certa cosa.
Oppure c'è il sito del Politecnico in cui non sapete mai dove andare. Sapete che c'è tutto, ma non sapete trovare. A parte il motore di ricerca, lasciamo perdere. Ma navigando il sito della didattica, ma anche quello principale del Poli, che adesso hanno disegnato tutto bello carino, ma l'informazione è comunque organizzata, fatemi dire, in modo non razionale. C'è una disciplina intera che si chiama architettura dell'informazione, che ti spiega, a partendo da una serie di concetti, qual è il modo migliore per organizzarli e per renderli reperibili. Purtroppo nella maggior parte dei siti aziendali, e non fanno eccezione ai nostri, l'architettura dell'informazione che si impone sui siti di fatto coincide con l'organigramma. Quante volte sei andato su un sito in cui le informazioni le trovi in una sezione e le sezioni sono di fatto i nomi dei servizi, delle aree, degli uffici. Ma l'utente non sa come si chiama, dov'è l'ufficio che eroga una certa cosa. L'utente lavora più, ragiona più in termini di funzioni, quindi tu devi aggregargli le cose in quel modo. Quindi, qui questo ve lo dico per fare un flash su un argomento che spero di riuscire a riprendere, diciamo così, nelle prossime settimane, che è quello di, una volta che abbiamo fatto il sistema informativo con le sue belle funzionalità, il suo bel database, la sua bella architettura robusta, a un certo punto abbiamo degli utenti che dicono non si capisce niente, non riesco a usarlo, non trovo le cose che mi servono. No? Quindi la progettazione della struttura non è solo il layout del sito, no? È appunto l'architettura dell'informazione, la struttura di navigazione macroscopica. E anche quella microscopica. Allora io spendo 5 minuti a farvi vedere una cosa che è abbastanza tremenda, tanto come spunto, così cominciate a pensarci, poi lo riprendiamo dal punto di vista costruttivo, adesso lo faccio dal punto di vista distruttivo. Questo è un sito che è stato lanciato dal nostro caro ministero, credo un mese fa o giù di lì, che è l'ultimo nato come fiore all'occhiello, che tra l'altro non ha la versione inglese perché c'è ma è in grigio, e dovrebbe essere il sito Universitaly, complimenti al nome, l'università italiana a portata di click, si sembra da pubblicità degli anni 80, ma va bene, che dovrebbe essere il portale dell'orientamento universitario, su cui ci sono le informazioni, mettetevi nei panni di voi stessi 5 anni fa, dovevate scegliere che università fare, lo faceste adesso, non vi chiedo, e però in teoria adesso vai qua, no? E ti dice tutto. Allora, divertitevi a navigare con occhio critico questa cosa. Dove studiare, cosa studiare, le università, quanto costa? Bellissimo quanto costa perché non dice niente. Se vai su quanto costa ti dice, però devi prima scegliere cosa studiare. Leggi una pagina, è ovvio, no? Cioè, se non dici, l'università costa diverso. Ma questa è una sezione che però è grossa come le altre, eh? Anzi di più perché c'è stato pipiolino qua. Che bello. A me piace molto questo cosa studiare. Allora, cerca il tuo percorso di studio, già non si capisce, qua è cliccabile o no, questo sì, no? Boh. Poi, corsi universitari, diplomi a FAM, facciamo la fame, non so cosa sia, SSML, sarà una specie di XML nuovo, non lo so, e poi c'è di nuovo cosa vuoi fare da grande, sopra, si capisce? Molto poco. Cioè, l'orientamento a prima vista è una serie di punti interrogativi in testa. Poi è bello, no, non era questo, qual era? Ah, se vado, certo con il percorso di studio, regione, provincia, poi non so cosa mi dà, probabilmente tutte le scuole possibili e immaginabili. Io vado in corsi universitari, perché questo vi suggerisco di studiarlo. Allora, nel senso, cercate poi, quando fate il vostro sito, di non fare questi errori. Poi avremo tempo di analizzarlo meglio, ma questo qua è un concentrato di errori. Allora, laurea, primo livello, secondo livello, qualsiasi tipo. Già il qualsiasi tipo mi sembra abbastanza curioso, che uno indifferentemente va bene. Area. Allora, ditemi, questo qua è bellissimo, perché questa qui è la legge che divide i corsi di laurea in determinate aree, in determinati settori disciplinari. Ma questo lo sappiamo noi, che siamo del mestiere.
Non è che il ragazzo di 17 anni va qua e dice: ma ingegneria gestionale dov'è? Beh, dov'è? È sotto ingegneria industriale forse, no? Nell'area 9. La vostra è qua. Sì. Bello. Far ricerca, per fare ricerca devi già sapere cosa trovare, no? Ma poi ci sono delle cose ridondanti, no? Primo livello, secondo livello. Allora, qui ci sono le lauree di secondo livello. Qui ingegneria gestionale c'è. Ma se poi per caso tu ti sbagli, dirai: io voglio fare ingegneria gestionale di secondo livello e penso che sia nell'area delle scienze economiche, fai cerca e non trovi niente. Ma ha senso che in un motore di ricerca l'utente possa selezionare voci contrastanti tra di loro? Così come dire: ma io voglio accedere a una laurea di secondo livello ma ho solo il diploma. Cosa trova? Niente, ovviamente. No, trova delle cose. Ah, curioso, eh? Conservazione di stato bene abilitate. Questo è l'MR02 ed è un settore disciplinare molto interessante. Così come io posso benissimo scegliere che voglio studiare a Torino, ma nell'università di studi della Catania, no? Non mi dice non ha senso. Cioè, qui hanno messo, questo è una, per carità, una classificazione multicriterio, nel senso che i vari corsi di laurea sono classificati secondo vari criteri, ma questi criteri non sono ortogonali, indipendenti l'uno dall'altro, sono strettamente correlati tra di loro. Questa interfaccia utente mi suggerisce che invece siano variabili scorrelate, indipendenti, ortogonali, che io posso scegliere uno indipendente dall'altro, poi l'incrocia mi dà il risultato. Non è così. È un'interfaccia che non mi espone la natura dei dati. Oltre a altre cose carine del tipo facoltà, se qualcuno era sveglio quando la Gelmini ha fatto la riforma, le facoltà non esistono più in Italia. Sono state abolite in tutte le università, quindi è un termine che non esiste più. Queste, io credo che siano l'elenco delle facoltà delle università che non hanno ancora approvato il nuovo statuto, quindi non hanno ancora abolite. Infatti la vostra ex facoltà non c'è più. Nonostante ci sia una facoltà di ingegneria e una di ingegneria dell'informazione. E questa ingegneria cos'è? Qui hanno semplicemente preso i nomi di tutte le facoltà d'Italia, le hanno messe in un unico elenco, hanno cancellato i duplicati e hanno detto: queste sono le facoltà. Non, è un'operazione che non ha nessun senso. Perché se io faccio ingegneria, magari in questa università si chiama ingegneria dell'informazione, nell'altra si chiama ingegneria e basta, e in altre si chiama ingegneria, virgola, architettura e scienze motorie, no? C'è una facoltà che si chiama così. Assolutamente inutile. Nessuno si è mai chiesto: ma l'utente da che punto di vista cerca? Parole chiave, ok, ma parole chiave de che? Del titolo? Della facoltà? Della città? Degli argomenti che studio? Messo qua sono parole chiave di altre opzioni. Allora, questo qui è un esempio, poi dentro i dati ci sono, per carità. È un esempio di un'interfaccia che non lascia per nulla trasparire l'organizzazione dei dati sottostante. E quindi crea problemi di usabilità. Noi, questo corso, non abbiamo tanto tempo da dedicare a questi temi, dell'architettura dell'informazione e di usabilità, però qualche cenno ve lo voglio riuscire a fare ricavando qualche ora. Ma provate a divertirvi su questa pagina e su altre a trovare le difficoltà d'uso. Tutte le volte che pensate: ma questo com'è? È un errore di usabilità. Va bene, ci vediamo domani per chi c'è.